andati avanti con le intercettazioni. Bene, grazie ancora. Secondo il nostro programma dei tempi, do adesso la parola al dottor Giuseppe De Matteis, questore di Latina. Le domande che io vorrei fare al professore di Latina sono un milione e quindi devo necessariamente privilegiare la sintesi e propongo due, che sono queste. Lei è a Latina da circa 2 anni e quindi ha avuto in questi 2 anni modo di esprimere un'esperienza professionale assolutamente qualificata. Io vorrei chiederle che tipo di criminalità mafiosa è quella presente in questo territorio e poi di cosa hanno bisogno gli investigatori di questo territorio per combattere le mafie. Ogni tanto questo tema emerge, ad esempio quando si discute dei limiti delle intercettazioni telefoniche e allora viene fuori se questo mezzo sia uno strumento indispensabile per il contrasto alla mafia, se sia più o meno pervasivo, eccetera. In questi 2 anni, in questo territorio specifico, lei cosa ha verificato? Abbiamo qui una mafia silente, secondo un linguaggio recente che la Cassazione di cui ci parlava prima la dottoressa Aiai, o abbiamo una mafia eclatante? E per questa mafia, se lei dovesse chiedere al legislatore uno strumento specifico, cosa gli chiederebbe? Sì, domande molto pertinenti. Io compirò 2 anni con questo di Latina il 1° agosto del 2016. Ma diciamo che appena arrivato l'origine della mia avventura trae spunto proprio da una dichiarazione che ho fatto a un giornalista a margine di un'operazione di polizia. E la domanda era molto simile a quella che mi ha fatto lei. Ma c'era Camorra in questa provincia? Questa era la domanda. E vedete, l'esperienza fatta in questi anni in diversi posti d'Italia, Roma, Milano, Reggio Calabria, la frontiera, mi ha indotto ad un'osservazione che è diventata un pilastro fondamentale della mia attività contro la criminalità, che spesso siamo vittime di una tendenza a semplificare ciò che avvertiamo. Noi siamo quasi istintivamente tendenti a semplificare tutto quello che osserviamo e molto spesso invece l'abitudine a semplificare quello con cui abbiamo a che fare è la cosa peggiore che possiamo fare per comprendere la realtà. Immediatamente ho percepito che il territorio di Latina, inserito geograficamente nel Lazio, è un territorio composito, composto cioè da varie realtà. Ad una popolazione originaria, quella laziale, si è sovrapposta di fatto un'altra popolazione, dovuta in parte all'opera di bonifica fatta durante il fascismo, che ha fatto aumentare, quasi raddoppiare, la popolazione originaria, che era una popolazione del Basso Lazio, identica per intenderci cioè quella di Frosinone, dove pure ho fatto il questore. Dall'altra, purtroppo, il momento in cui questo incremento di popolazione avveniva è avvenuto con uno strumento di polizia, quasi contestualmente, contemplato dalla 1423, una legge del 1956, che prevedeva il cosiddetto istituto del confino di polizia. Siccome all'epoca era molto difficile muoversi sul territorio, si è ritenuto valido prendere nel bosso di un 'ndrangheta, mafia, camorra, non c'era ancora la Sacra Corona Unita, e spuntare, toglierli da questo territorio di provenienza e trapiantarli in un'altra realtà. Per me è stata molto formativa l'esperienza che ho avuto come commissario a Domodossola. Domodossola, non so se lo sapete, si trova in Italia, non in Norvegia come pensavo io, ed è ai confini con la Svizzera. Quindi mi aspettavo una popolazione simile a quella del nord Italia. Ed invece il consiglio comunale era formato da persone che di cognome si chiamavano Cento, oppure Rogudi, oppure Sagoleo. Insieme a un giovane, allora all'epoca sostituto procuratore della procura di Verbania, tanto grosso di vedere da Verbania, abbiamo fatto la prima operazione antimafia contro i calabresi del nord Italia, Sagoleo Francesco più 54. I calabresi, arrivati lì in virtù dell'amicizia con un confinato Zeppia Serino negli anni 50, avevano organizzato delle proprie cellule. La prima cosa che avevano fatto, sapete un po' qual è stata? Quella di prendere il controllo del consiglio comunale, del comune, perché in questo modo potevano poi accedere agli appalti, potevano accedere alle convenzioni, alle loggi popolari e così via. Questa esperienza che io ho vissuto negli anni che vanno dall'86 all'87, tenete presente che per la prima volta noi abbiamo un articolo che parla espressamente di associazioni di stampo mafioso nel 1982,
La legge di Platone ha introdotto l'articolo 416 bis del codice penale, che prevede la punibilità per chi costituisce un'associazione di stampo mafioso. Quindi in quegli anni eravamo alle prime applicazioni di questo articolo, e mentre la mafia, anche la Camorra, aveva già esportato il suo business in località enormemente distanti da quelle di provenienza, noi cominciavamo a porci il problema dell'applicabilità del 416 bis alle cellule stanziali nei territori di provenienza. Quindi noi siamo atavicamente in ritardo rispetto all'aggressione del fenomeno mafioso. Non è un problema che, come dice Elio Di Cesare, riguarda soltanto la provincia di Latina. In tutta Italia siamo arrivati un po' dopo, tant'è che la stessa direzione, la direzione di statuale antimafia, la DIA, nascono soltanto nel 91. Prima dell'82 si procedeva nei confronti dei mafiosi come se fossero dei delinquenti normali, magari un po' folcloristici, però normali. E fino al 91 ancora non avevamo degli organi specializzati preposti al contrasto delle associazioni di stampo mafioso. I collaboratori di giustizia, i pentiti, nascono dopo il 91, prima non c'erano. E chiaramente per ricostruire un'associazione di stampo mafioso la cosa migliore è farsela raccontare da uno che vi ha fatto parte. Perché come si fa oggi a ricostruire con una chiave di lettura i fatti che sono successi 20 anni fa? È pressoché impossibile, no? Torniamo a noi. Questa esperienza mi ha formato e mi ha portato a intravedere nelle realtà mai una sola realtà, ma una realtà composita, formata da tante piccole realtà. Un discorso che, soprattutto in questa provincia, dobbiamo avere chiaro è che l'associazione Caponetta è stata molto attiva nel Basso Lazio e soprattutto nel sud Portine per far emergere il problema delle infiltrazioni della Camorra, ma è sbagliatissimo parlare di infiltrazioni ed è altrettanto sbagliatissimo parlare di sola Camorra. In questa provincia non ci viene risparmiato nulla. Grazie al confino di polizia abbiamo avuto l'esportazione di personaggi di primissimo piano della 'Ndrangheta, che per vostra fortuna sono stati collocati anche nel sud Pontino, ma i più pericolosi, diciamo, sono stati collocati nel nord del Pontino, della Camorra sicuramente, e della mafia siciliana, di cui poco si parla, ma la persino presenza della mafia siciliana negli anni 60, 70, 80 sono stati riscontrati nel capoluogo della provincia di Latina. Parlare di infiltrazioni è sbagliato, perché? Perché le mafie, quando dico mafie intendo tutte le mafie, non operano nello stesso modo nei territori di origine e in quelli di destinazione. Perché? Nel territorio di origine, dove lavorano più cellule criminali, il controllo del territorio ha un senso. Se io devo vivere di spaccio di stupefacente, di estorsione e di usura, per me ha senso dire su Corso Roma comando io. Perché se su Corso Roma arrivano 10 cellule a fare lo stesso business, il business si assottiglia. Sono stato abbastanza chiaro? Questo principio non vale nei territori in cui la mafia viene esportata. Perché? Perché è tutto vergine, è tutto vuoto. Quindi alle mafie non interessa il controllo del territorio, interessa il controllo del business, del singolo affare. Se io mi occupo degli appalti cimiteriali, nella zona, faccio un esempio di Minturno, lì devo essere solo io ad operare, perché quella è una fetta di torta che basta solo per me. Se ce la dividiamo in due, in tre o in quattro, non basta più per nessuno. Se io opero, ad esempio, nel settore della frutta, dell'ortofrutta o dei fiori, devo esserci solo io ad operare. Non mi interessa che a fondi ci sia un'altra famiglia, mi interessa che quel business sia solo mio. Quindi, la prima cosa che ho visto in questa provincia è che non c'era un controllo delle mafie del territorio, ma un controllo degli affari. Sugli affari non si discute, tant'è che l'unica probabile guerra di mafia l'abbiamo avuta all'inizio del 2010 proprio a Latina, quando i casalesi volevano usare Latina per fare cazzo di spaccio di stupefacenti, ma c'era già la presenza consolidata degli zingari, di cui non si può fare il nome, non sono Giarelli di Silvia, i quali già avevano occupato il territorio e non hanno consentito l'ingerenza. Ma la cosa che fa rabbrividire non è tanto come affrontare la guerra di mafia, perché con tutto quello che possono fare Giarelli di Silvio non sono minimamente paragonabili come potenza di fuoco al gruppo dei casalesi. I casalesi a un certo punto hanno subito due morti dopo aver tentato un omicidio nei confronti di uno zingaro, di un nomade, e poi hanno fatto retromarcia. Perché? Vi rispondo alla sua domanda.
perché l'interesse principale di tutte le mafie di questa provincia, e qui abbiamo Camorra, 'Ndrangheta, Noli, Stanziale, Sacra Coronita, è quello di non far emergere la loro presenza. Su questo non ci deve essere nessun dubbio. Ecco perché, vi rivelo anche questo, gli errori che io posso imputare ad alcune associazioni antimafia della provincia sono essenzialmente due. La prima è quella di volere a tutti i costi far passare il messaggio che le mafie in questa provincia hanno il controllo assoluto di tutto. È sbagliato, è sbagliatissimo, non ce l'hanno. Non ce l'hanno perché non interessa e non ce l'hanno perché rischiano addosso. Non mi piace il titolo di questo convegno, abbiamo parlato della libertà di ricerca. Il predominio delle mafie, non c'è nessun predominio, c'è una presenza. Una presenza che per loro stessa scelta è destinata ad essere occulta. Loro, alle mafie non interessa governare il territorio, alle mafie interessa fare soldi, fare affari. Se le mafie creano allarme sociale, si potenziano i magistrati, si potenziano le forze di polizia e il business finisce. È chiaro questo concetto? Quindi loro vogliono restare silenti, silenziosi. Tant'è che quando succedono degli episodi che possono essere equivocati, ad esempio l'omicidio dell'avvocato Piccolino avvenuto l'anno scorso a Formia, il primo interesse dei veri mafiosi è quello di prendere subito le distanze rispetto al fatto successo. Noi con questi non c'entriamo niente. Non è un discorso di mafia. Andate a cercare nell'alveo dei rapporti familiari, personali, d'amicizia, dei clienti, ma non siamo noi. Questo ve la dice lunga sul fatto che la vera intenzione di queste mafie è quella di essere silenti. Di cosa abbiamo bisogno? Lo scopo principale della mia presenza oggi è proprio questo. Noi abbiamo bisogno di occuparci dei problemi che ci sono e di non occuparci dei problemi che non ci sono. Guardate, quando sento parlare di trattative Stato-mafia, io francamente trovo una leggera incavolatura, per usare un termine in italiano, perché essendo il capo della polizia della provincia, a me nessuno mi ha avvisato di questa trattativa. Quindi o io non conto niente, o questa trattativa non esiste, non passa da me. Credo che il signor prefetto, il comandante, tu fa parte di questa trattativa, no? Il comandante dei carabinieri, il comandante della forestale, possono dire le stesse cose. Non possiamo veramente perdere tempo ad occuparci delle cose che non ci sono. Per come funziona il sistema giustizia in Italia, dove ci sono magistrati completamente autonomi dell'esercizio dell'azione penale e ci sono forze di polizia completamente autonome l'una dall'altra rispetto all'esercizio dell'azione di polizia, non c'è nessuna trattativa che possa valere. Certo, ci può essere qualche poliziotto deficiente che la sera a cena si sofferma con il rappresentante dei servizi segreti e imbastisce una specie di trattativa denuante, questo non lo scuso, che però poi questa trattativa possa avere riflessi operativi coinvolgendo le forze di polizia, su questo tranquillizziamo i cittadini. D'altra parte, visto che abbiamo la fortuna di avere in commissione antimafia una persona che questa storia l'ha raccontata dal giornalista, beh, sicuramente a questo punto la denuncia all'autorità giudiziaria, non andrei male. Noi dobbiamo avere il coraggio di denunciare. Quando in commissione antimafia mi è stato chiesto espressamente chi avesse preparato un'interrogazione parlamentare contro di me e il presidente del CERA mi ha offerto la secretazione, e io che ho detto no, se noi vogliamo i cittadini a denunciare quello che sanno, io non chiedo la secretazione. E ho fatto il nome e cognome di chi aveva predisposto quell'interrogazione parlamentare contro di me. E questo è un concetto dal quale non possiamo rifuggire. Cioè, io quello che credo, quello di cui, per rispondere anche alla sua domanda, avverto maggiormente bisogno, è il coraggio civile della denuncia. All'autorità giudiziaria, non alla stampa, e basta. La stampa ha un merito essenziale nel far emergere i problemi, e ci sono giornalisti che hanno pagato con la pelle per questo. Però, quando i fatti sono circostanziati, io preferirei che qualcuno si rivolgesse alla polizia, ai carabinieri, alla procura, e dicesse esattamente quello che sa. Cosa sono ascoltati, questore? Guardi, io non devo dire, io do la mia disponibilità personale a ricevere chiunque. Su questo non abbiamo dubbi, no? Io do la mia disponibilità personale a ricevere chiunque voglia parlare di. Però devo dire anche una cosa. Una cosa che ho trovato in questa provincia appena sono arrivato è che qui c'era le mafie che facevano estorsione e usura. Quindi
comprendendo che è difficile per un commerciante mettersi in fila all'ufficio denuncia e farsi la fila, io ho fatto un protocollo con le associazioni di categoria e ho detto: se qualcuno di voi ha conoscenza di un fenomeno di estorsione e di usura, in maniera del tutto riservata, me lo fate sapere. Sapete quante denunce ho ricevuto in un anno e mezzo, quasi 2 anni di permanenza latina? Zero. E allora, chiaramente, il concetto di fondo è che noi dobbiamo coltivare il coraggio civile della denuncia. E le forze di polizia non dobbiamo restare inerti ad aspettare. Dobbiamo incentivare queste forme di comunicazione. Dobbiamo comprendere che chi denuncia un fenomeno di estorsione, di usura, di attività mafiosa non può mettersi in coda all'ufficio denuncia. Bisogna creare canali privilegiati per fare questo tipo di attività. L'ultima cosa. Di cosa abbiamo bisogno per affrontare questo problema delle mafie silenti? Abbiamo bisogno di questo. La dislocazione delle risorse investigative, delle risorse di polizia sul territorio, si fa in questo modo. Si fa una fotografia del territorio, si capisce che tipo di territorio è e in base a questa fotografia si dispongono le forze di polizia e la magistratura. La fotografia di Latina è venuta molto mossa, nel senso che quando è stata fatta la fotografia di questa provincia, è stata fatta intorno all'inizio degli anni Ottanta, l'idea era quella di una provincia tranquilla, dove al limite c'era ogni tanto qualche napoletano, non me ne voglio dire napoletano, che veniva a farsi le ferie a Gaeta o a Sperlonga, e per il resto non c'era niente. Noi oggi parliamo di mafia perché il 21 luglio del 1988 a Gaeta c'è stato un omicidio di camorra, è stato ucciso Pasquale Piccolo, che era molto collegato ad ambienti camorristici della Napoletana. Questo omicidio purtroppo è stato commesso dopo che la fotografia era stata fatta, per cui noi, per andare in sintesi, ci troviamo ad affrontare un problema di criminalità di stampo mafioso, pericolosissimo, insidioso e variegato, in una provincia in cui la dislocazione delle forze di polizia e credo anche della magistratura è stata fatta in base ad una fotografia che non è attuale. La mia richiesta è di rifare una nuova fotografia. In questo ringrazio per esempio i parlamentari della Commissione Antimafia che mi hanno dato la possibilità anche di esprimere questo concetto. Grazie.